Traguardi importanti sono stati il primo e quello l'ufficializzazione dell'Italia come pesistica paralimpica, quindi il riconoscimento ufficiale come atleti di disabili per l'esaurimento pesi, è importante. E un primo traguardo importante, e non è di certo l'ultimo, è stato poi la gara di Cardiff. Il podio, siamo partiti tre ragazzi da Roma, siamo partiti per questa prima esperienza internazionale, abbiamo portato a casa comunque tre podi, due terzi posti e un secondo. A differenza dell'Italia troviamo una considerazione più come atleti che come disabili, mentre in Italia a volte si tende a dire poverino, è disabile, invece no. A Cardiff eravamo atleti, stop, punto esclamativo. Ho chiuso con un personale di 120 kg a Cardiff, ben distante dalle qualifiche per Londra, perché le qualifiche per Londra per la mia categoria sono 150 kg, che comunque sono, insomma, possono sembrare un muro impossibile, invece poi non è così. Nel lavoro successivo sono riuscito a migliorare il mio personale a 132 kg. Questo non è bastato. Sono stati privilegiati giustamente i paesi con meno atleti, però questo non mi ferma perché comunque il seguito, il lavoro deve essere fatto per il prossimo quadriennio paralimpico e ragioniamo su Rio 2016. E l'unico modo per salire il gradino ogni volta è fare tanta esperienza internazionale. Pur essendo in carrozzina si possono fare molte attività. Io, il mio sport di regina è la pesistica paralimpica. Il mio obiettivo principale, quello primario, è quello di impegnarmi come atleta, di rappresentare l'Italia ai giochi internazionali. Però questo mi ha creato la base per altri sport. Vado in bicicletta come ai bambini, faccio vedere che vado in bicicletta come fanno con loro. Vado con le carrozzine d'atletica a correre sul campo di atletica. Vado sott'acqua, mi metto le bombole e vado sott'acqua come chiunque altro. Anzi, forse sott'acqua diventa ancora più semplice. Faccio il lancio del peso, ho fatto un tiro con l'arco, ho giocato anche a tennis. E mi sono reso conto che quali sono i limiti? Non lo so. Non lo so. In alcune manifestazioni abbiamo invitato anche degli amputati che vanno ad arrampicare, insomma. E quindi lo sport per disabili non è da considerarsi uno sport di nicchia, è uno sport di alto livello, perché possiamo portare Pistorius, Zanardi, possiamo portare altri atleti per la pesistica paralimpica che hanno dei. Sono atleti, hanno delle prestazioni di alto livello. Il ruolo che mi è stato affidato da qualche anno dal CIPED, quindi dal Comitato Italiano Paralimpico, come referente sull'attività sportiva all'interno delle scuole, è un bel progetto, è un bel impegno, perché mi porta a stretto contatto con i bambini, mi sono trovato elementari, mi sono trovato a collaborare con le medie e anche con i licei, dove porto all'interno una conoscenza di sport paralimpici, tra cui anche la mia. Collaborare con i bambini è speciale, molto bello, perché comunque sono ingenui, spontanei e fanno mille domande. Con loro i primi passi sono stati, giustamente i primi passi, la corsa. Fargli vedere che anch'io posso correre, pur loro si chiedevano come facessi. E gli ho fatto i riflettori dicendo: voi correte su due piedi, io corro su quattro ruote. La carrozzina. Il caso Pistorius è un dibattito sempre aperto, penso che non si possa chiudere qua adesso e sarà motivo di discussione per anche in altre occasioni. È stato importante, certamente
c'è da dire che non è stato il primo a tentare la corsa a questo riconoscimento, è stato, altri atleti prima di lui amputati ci hanno provato. Pistorius è quello che, anche se l'onda mediatica si è concentrata totalmente sopra di lui, per noi, io dal mio punto di vista egoistico, se posso dirlo, è stata una manna. Una manna perché ha aperto un mondo, ha aperto un pochino le menti, mettere a confronto seriamente poi il disabile con un uomo dotato. Siamo visti con un altro occhio, siamo visti come atleti paralimpici, non come disabili che fanno sport. Quindi io dal mio punto di vista egoistico posso dire benvenga l'onda mediatica su Pistorius, perché ha aperto nuove possibilità a tutti quanti, quindi di riflesso se ne beneficia a tutti quanti. E noi nella nostra disciplina le gare, poi quelle regionali e interregionali, sono a confronto con gli atleti normodotati, a confronto, quindi ci si sfida alla pari. Pur, molti mi dicono non è giusto che un disabile possa fare una gara di salto pesi con un normodotato, perché un normodotato con sulle gambe più stabile, più forte. Ti può dare ragione, però se guardo per i risultati mi sono lasciato dietro tanti atleti normodotati, quindi la soddisfazione è anche maggiore. Ha tre significati, eh? Siamo sempre sul tre. Perché poi c'è il simbolo del disabile, le iniziali e il simbolo è fatto in maniera dinamica, simboleggia lo sport, quindi sta sempre a tre. Cioè è il suo logo, simboleggia lo sport.